Allora, oggi l'intervista che facciamo è al professor Vittorio Lingiardi, professore ordinario di psicologia dinamica, Facoltà di Medicina e Psicologia della Sapienza. Dal 2006 al 2013 è stato direttore della scuola di specializzazione in psicologia clinica alla Sapienza, ma per noi è anche una delle persone che in Italia ha lavorato di più per portare avanti dentro il mondo psicodinamico la ricerca in psicoterapia. E adesso cominciamo grazie di essere qui, Grazie cominciamo a te. con le domande. Ci sono per te dei principi teorici irrinunciabili e che tu usi in modo importante per organizzare il tuo lavoro clinico? Dunque, i primi principi teorici che mi vengono in mente sono dei principi che inevitabilmente si intrecciano anche ai principi etici. Sono dei principi quindi teorici ed etici che hanno a che fare con la costruzione e il rispetto del setting, con il tipo di relazione che si stabilisce con il paziente, quindi il rispetto, l'ascolto, il rapporto con il denaro nella relazione terapeutica, quindi anche una riflessione sul costo delle sedute, sui contesti in cui si prestano le proprie, si presta la propria attività professionale, se è privato, se è pubblico, se è convenzionato. E poi naturalmente la domanda, che secondo me è un principio guida per chi fa il nostro lavoro, sul perché stiamo facendo una certa cosa, in che modo, e se quello che stiamo facendo ha un senso e ha dei risultati. Non serve a confermare la bontà delle nostre teorie, ma serve a confermare l'utilità del lavoro clinico che stiamo svolgendo. Quindi, prendendo il discorso in modo molto generale, mi sembra che poi i principi che nascono da un'etica professionale diventano inevitabilmente dei principi che governano una efficacia dell'intervento. In qualche modo questa è anche una delle ragioni per cui, provenendo pur io da una tradizione, da una formazione che non si era originariamente particolarmente misurata con gli studi sull'efficacia, sono arrivato alla conclusione che quando, per esempio, si insegna la psicoterapia, bisogna anche insegnare a chi la pratica in che modo può valutare o avviare delle considerazioni che poi possono essere più qualitative o più quantitative sull'efficacia del proprio intervento. Oh, questo è molto, ovviamente molto interessante per noi e mi sento anche molto vicino a questo approccio. Nella realtà, questo principio diciamo, dell'essere meno ideologico e più realista e più vicino agli aspetti empirici del tuo lavoro, come lo traduci in tecnica Dunque, col paziente? prima della tecnica vorrei velocemente parlare della formazione, sia della formazione continua che diamo noi stessi, sia, vista un po' l'età e i ruoli che diamo anche ad altri più giovani che stanno formandosi e crescendo all'interno di questa professione, cioè il rapporto con quello che leggiamo e studiamo e le teorie che scegliamo e che amiamo. È inevitabile che ci sia una componente personale, direi quasi una componente di personalità nella scelta di un orientamento rispetto a un altro orientamento teorico o clinico. Ed è inevitabile che se si sceglie un orientamento psicoanalitico, psicodinamico, piuttosto che cognitivo, piuttosto che sistemico relazionale, entrano in gioco una serie di fattori che riguardano la scelta di un modello. Credo che sia importante, una volta scelto un modello, non dimenticarsi che esistono altri modelli che non abbiamo scelto e con i quali dobbiamo stare in un dialogo, che è E un poi ci dialogo arriviamo. formativo, un dialogo di letture, Chiaro. e questo è importante. Sul Il paziente. passo successivo è staccarsi dai modelli e quindi anche dai libri e quindi anche dagli articoli per avvicinarci al paziente e direi al lavoro che si fa insieme al paziente. Quindi mi viene in mente
Mi vengono in mente due frasi che ho letto nel corso di questi anni che mi sono rimaste impresse. Una è di Roy Schaffer e dice: se avessi letto soltanto libri, non mi sarei liberato dell'ideologia che circola spesso nella nostra professione. E l'altra è proprio una frase di Bion che dice: leggete tanti libri, poi metteteli da parte quando incontrate il paziente. E se vogliamo concludere con un terzo grande nome, mi viene in mente anche che Jung diceva: siamo noi che dobbiamo andare verso il paziente per capirlo e per comprenderlo e per aiutarlo, e non è il paziente che deve essere in qualche modo costretto dentro i nostri moduli teorici. E allora, venendo alla tua domanda, non voglio assolutamente evaderla, quando io lavoro con un paziente, direi che il primo atto tra la teoria e la tecnica che conduco è farmi un'idea della sua personalità, del suo funzionamento e della sua personalità nel suo contesto, che anche poi diventa il contesto della sua richiesta di cura. Per cui io utilizzo spesso, diciamo, tra me e me, spesso invece anche in un modo proprio concreto, degli assessment di personalità e un'attenta analisi di quello che chiede il paziente, compresa anche la sua condizione culturale, sociale, economica, per cui il primo atto tecnico che facciamo è il tipo di l'organizzazione della terapia. Quindi, per esempio, io credo che il primo atto tecnico sincero che un terapeuta deve fare, o quando un clinico deve fare, quando un paziente si rivolge a lui, è: lo posso seguire io? Ho gli strumenti, le competenze, la voglia, le capacità per seguire questo paziente? O questo paziente ha un tipo di domanda che è meglio venga rivolta a Certo. un collega? Quindi il tema dell'invio e del referral, come lo chiamano gli americani, è molto importante. Successivamente, se io decido di prendere in carico un paziente, cosa che ahimè purtroppo di questi tempi non avviene nemmeno così frequentemente, perché l'università ha molto risucchiato il mio tempo e quindi insomma sto dedicando meno tempo all'attività clinica, però cerco di attraversare per esempio i tre punti storici, i tre pilastri dell'alleanza terapeutica, che sono il legame, l'obiettivo e il compito, e cerco di capire che tipo di legame posso costruire e il Bello. paziente può costruire insieme a me, e quindi diciamo l'importanza del collocare le mie scelte anche tecniche dentro una relazione, l'obiettivo, cioè qual è lo scopo di questo lavoro che stiamo facendo insieme. Io credo che per troppo tempo la psicoanalisi e la psicoterapia dinamica è rimasta legata a obiettivi molto vaghi e fanno parte della componente, diciamo così, di conoscenza di sé, di aspetto esistenziale del lavoro analitico, che è importante e per alcuni c'è, ma per altri magari non c'è. E quindi in che modo, attraverso questa relazione con questi obiettivi, e qui vengono i compiti, posso lavorare, quindi la frequenza delle sedute, la presenza o meno di certi interventi, usiamo il caratteristico continuum gabbardiano supportivo espressivo. Io credo che entrambi siano importanti, ma sia anche importante capire quando è importante un sostegno, una validazione, quanto è importante un silenzio, quando invece è importante un Essere intervento più attivi. attivo, più propositivo, più stimolante. E quindi diciamo su questa dimensione, appunto, che nasce sostanzialmente dalla comprensione del paziente, diciamo, l'organizzazione della Del strumentazione progetto. tecnica, che è sempre anche una strumentazione relazionale. Ho molto, diciamo, in sospetto una strumentazione relazionale che non si pone problemi tecnici, perché tengo molto a distinguere un lavoro clinico da un buon rapporto con qualcuno. L'uno è indispensabile, tra l'altro la ricerca dimostra perfettamente che i fattori aspecifici cosiddetti Sono importanti. sono fondamentali per la riuscita per un outcome positivo, però bisogna anche stare attenti a non equivocare sul significato di fattori aspecifici. Senti Vittorio, quindi tu testi i pazienti in ingresso a volte? Ma io
essendo molto ormai legato a questo strumento che si chiama SWAP 200 e che è un assessment di personalità, ma è anche un modo per stare seriamente con il paziente in mente dopo che l'hai visto una o due volte, riuscendo a capire la sua struttura, le sue difese, la sua personalità e anche la fenomenologia dei suoi comportamenti e delle sue relazioni. Non faccio, diciamo per abitudine, un assessment che coinvolge direttamente il paziente. Se ritengo che è utile un assessment di questo genere, lo invio a colleghi che fanno un assessment concreto, però dopo che ho visto alcune volte il paziente mi soffermo con questo strumento di valutazione che ha il vantaggio di non chiedere al paziente di partecipare alla No, sua stessa certo. valutazione e mi faccio un quadro, mi faccio un'idea. La mia formazione poi più personale è proprio stata a lungo con Chris Perry sui meccanismi di difesa, a lungo con Drew Westen e Jonathan Schedler sull'assessment della personalità. In questo momento specifico sono completamente assorbito dalla riformulazione in senso proprio più clinico del manuale diagnostico psicodinamico. Quindi per me ormai è veramente difficile guardare un paziente e prendere in considerazione il lavoro clinico con lui senza il quadro dell'assessment. Poi naturalmente è fondamentale, come in tutte le attività cliniche, staccarsi da questo che però, come dire, è un DNA clinico, per cui se ti stacchi perché non lo stai usando in quel momento, ma lui va avanti. Senti, beh, molto, molto interessanti, perché anche molto condivise con come lavoriamo noi. In realtà, quindi tu mi stai dicendo che fai il monitoraggio anche usando la SWAP, che mi sembra molto interessante. Noi usiamo l'OQ45, però è interessante l'uso della SWAP per monitorare l'andamento del È paziente. sempre interessante, credo, che il clinico, a meno che insomma, non gli piaccia essere un guru, a me proprio non piace, abbia dei corrimano magari un po' più semplici, un po' più schematici di come poi giustamente il clinico è abituato a lavorare, ma sono dei punti di riferimento che aiutano entrambi, il clinico e il paziente, a muoversi in quel mondo complicatissimo che è il mondo della relazione terapeutica, che è il mondo interno e il mondo esterno, Sì, ma ci sono certo. tutte e due. Io non credo Chiaro. nella bolla ermetica o nell'unio mistica o negli Certo. inconsci in comune, cioè credo che il terapeuta e il clinico si muovano in un contesto che è di realtà psicologica e ambientale. Reale, certo. Senti, siamo già arrivati alla quinta domanda. Si vede che sei molto capace di esprimere il tuo pensiero e ci faciliti anche il lavoro. La chiusura della terapia. I segnali sono segnali che vai a monitorare come? Sono segnali relazionali oppure sono dei segnali in cui interroghi te stesso su come ci stai con quel paziente arrivato alla fine? Allora, qui sì, mi concedo, diciamo, una veloce escursione in una dimensione più strettamente soggettiva, che poi diventa inevitabilmente intersoggettiva. Forse una cosa importante, da dire, così, insomma, cercando di spiegare anche la composizione, la stratificazione legata anche al passare del tempo che ha un pochino, diciamo, costruito me come clinico. Cioè io nasco dalla psicoanalisi junghiana, ho fatto molto tempo di supervisione nel contesto, diciamo così, di una psicoanalisi più orientata alle relazioni oggettuali e poi, diciamo, verso la fine del secolo scorso, ahimè, è il caso di dirlo, sono entrato in quella comunità internazionale di cosiddetta insomma psicoanalisi relazionale e mi piace che nella società a cui io appartengo, la IARPA, si dica psicoanalisi e psicoterapia, perché è importante secondo me, diciamo, considerare diciamo, l'esistenza di un concetto, che è di un termine che è quello di psicoanalisi, ma in realtà io credo che molto, molto lavoro che noi facciamo è più semplicemente riconducibile a quello che chiamiamo psicoterapia. Allora, tornando alle conclusioni, dicevo che in questa dimensione Soggettiva. soggettiva è in dubbio sentire che dopo che hai lavorato con un paziente, indipendentemente dal tempo che hai speso insieme a questo paziente, inizi a percepire qualche cosa sul piano prima soggettivo e quindi immediatamente intersoggettivo, che ha a che fare con la conclusione di un percorso.
non è la conclusione del perfetto percorso che manualisticamente No, un, no, i tuoi hai di segnali. fronte. I miei segnali, per esempio, un tema caro per me è quello dell'alleanza terapeutica, come dicevo, e so che l'alleanza terapeutica è un ritmo di rotture e riparazioni. Il progredire verso sedute che sono più strutturate attorno, diciamo che contengono un numero minore di rotture, o dove le rotture sono in realtà dei momenti di dialettica trasformativa immediatamente, come dire, riparati. Quindi la capacità nella relazione clinica del clinico e del paziente di stare in una condizione maggior collaboratività, di minor dipendenza, anche reciproca da un certo punto di vista, il fare fantasie di separazione sana, che la separazione sana contiene la malinconia della separazione, ma come qualcosa di elaborabile, il non pensare per questo paziente non ho fatto abbastanza, per esempio io che anche caratterialmente sono una persona temo a volte portata a pensare, ecco, no, ma se facciamo così si può fare un po' di più, un passo in più, un passo in più, riuscire a governare questo aspetto, che è un aspetto personale, anche controtransferale spesso, che mi porta a dire, no, questo è un momento sano in cui quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto. Dopodiché io sono, e non, forse non, magari molti colleghi no, uno di quei terapeuti che quando ovviamente poi condivide il tema della conclusione, della separazione con il proprio paziente, dice sempre che sono qui. Per cui Però ci sono. ci sono, certo, per cui capita spesso che nel corso della vita di una persona si arrivi a una conclusione, poi magari dopo anche molti anni, ma anche perché, ripeto, la vita è fatta di accadimenti reali, la morte di un genitore, la nascita di un figlio, un divorzio, un problema serio lavorativo. Quante volte ci capita che un paziente con cui avevamo concluso quel momento telefoni e dica: ho bisogno, poi scherzosamente un'espressione che io uso, facciamo il tagliando. Esatto, facessi. Senti, Vittorio, il paziente difficile, questa è una definizione di Carlo Perris, quindi area cognitivista moderna, che guarda anche agli aspetti evolutivi. Tu fai, perché in alcune interviste con persone di estrazione psicanalitica, in realtà non, questa qui è considerata una strana, che per noi è ovvia, è considerata perché in una certa circostanza utilizziamo più un pacchetto di tecniche, in un'altra situazione più sul lavoro dell'alleanza, ovviamente, dove tutte le terapie si incontrano, no? Ma se tu incontri un paziente difficile, modifichi i tuoi atti terapeutici in relazione a questa difficoltà? Dunque, ovviamente bisogna partire dalla definizione di paziente difficile. E io credo che ci sia una definizione tecnica di paziente difficile. Per esempio, quando partendo dal linguaggio di Peirce dici paziente difficile, a me viene in mente Kernberg quando parla di disturbi gravi della personalità, la Esatto. difficoltà, la gravità. Non a caso Kernberg distingue tra all'interno dell'organizzazione border di personalità un alto livello di Sì, funzionamento e certo, un fino basso ai. livello di funzionamento. Quindi, tra l'altro, noi abbiamo appena fatto, a proposito di pazienti difficili, una ricerca molto bella su diciamo, il rapporto tra diagnosi contro transfert e sintomi, una ricerca che ho condotto insieme ai miei collaboratori storici, quindi Francesco Gazzillo, Antonello Colli, Annalisa Tanzilli, in cui abbiamo visto che, adesso ci siamo appassionati delle analisi mediazionali, la gravità dei sintomi, anche come riferiti dal paziente, media fortemente rispetto alla qualità e alla fiducia che il clinico ha nei confronti della possibilità di aiutare il paziente. Quindi il paziente difficile è un paziente con molti sintomi, con aspetti di personalità gestibili in modo complicato, quindi gli aspetti dell'antisocialità, gli aspetti, diciamo così, dell'area della schizoidia, gli aspetti di Della non un'impulsività, alleanza. tutto quello, diciamo così, che attacca il paziente che viene in terapia, ma ha, come dire, quel sabotatore Vero. relazionale che dice: ok, vengo qui per distruggere quello che eventualmente potremmo fare. Allora, con i pazienti difficili è importante il ritmo la disciplina, secondo me, di
rigore e elasticità. Diciamo un contenitore forte che abbia delle pareti morbide, per cui se ti scontri contro le pareti del contenitore, che è quello che è fermo, però non ti fai male, perché c'è un'imbottitura dentro Ah, bello. questa dimensione del contenitore. E la negoziazione con il paziente. Allora, se facciamo questo, questo e questo, è difficile che potremmo arrivare a questo, questo e questo. Io non faccio, a parte il fatto che la mia lunga esperienza nel contesto istituzionale, io ho lavorato tanti anni nell'ambulatorio, nel servizio per i disturbi della personalità del San Raffaele di Milano, i pazienti difficili, devo confessare, li ho visti soprattutto lì, e lì avevo un contesto istituzionale, i ricoveri, gli interventi farmacologici e così via. Però, ecco, non abbiamo mai fatto interventi kernberghiani nel senso Del o stai a contrario, queste regole oppure non lo non si fai. fa la terapia. No. Dico quali sono le regole, posso anche in qualche modo retoricamente dire che se si sgarra queste regole non si fa avanti la terapia, ma mi è capitato tante volte di un paziente che, per esempio, aveva problemi gravi di abuso di sostanze, incompatibili, diciamo così, con il tipo di intervento che avevo proposto inizialmente, e si cambia la strada, si dice: allora abbiamo bisogno, per aiutarla, proprio perché ci sono attacchi a se stesso, alla terapia, di modificare. E allora, col paziente difficile, io trovo fondamentale lavorare in un'equipe, cioè devi avere alcune altre figure di riferimento che possono o non possono servire, ma devono essere pronte e informate per la gestione di un paziente che fa molto casino, diciamo, nella propria vita e quindi nella relazione terapeutica. Quindi siamo già arrivati in fondo all'ottava domanda che è questa. Però scusami una cosa rapidissima, io trovo anche che, diciamo, al di là di questa definizione più strettamente, diciamo, diagnostico comportamentale della difficoltà di un paziente, poi ho avuto, diciamo, pazienti impeccabili dal punto di vista del setting, terribilmente difficili per come era strutturata la loro modalità relazionale. Io, per esempio, trovo che i pazienti che tendono a costruire nelle proprie vite, inevitabilmente anche col proprio terapeuta, un rapporto, diciamo così, molto giocato sulla perversione relazionale, su aspetti sadomasochistici, distruttivi, sono pazienti molto molto difficili, a volte più difficili dei pazienti che fanno Esclusivi. acting esplosivi. Sì, infatti. Ma appunto ti stavo dicendo l'ottava domanda. Quando tu sei di fronte, perché quello che noi facciamo è che integriamo, no? Che poi in realtà ancora secondo me non si può, lo dico sempre in tutte le interviste, non è integrare, ma stiamo ancora assommando, perché l'integrazione presuppone un livello di ricerca sull'integrazione delle diverse tecniche che ancora si sta com che in realtà si sta cominciando. Ma quando tu hai un paziente difficile, utilizzi delle tecniche, delle modalità in questo tuo approccio più aperto che derivano da altri mondi clinici? E Guarda, se sì, quali? allora, intanto partiamo, visto che amiamo entrambi la ricerca, da un dato. Allora, la ricerca che noi facciamo è molto legata ai trascritti, al lavoro sui trascritti delle sedute. E quindi mi è capitato tante volte di valutare con strumenti i trascritti di sedute di colleghi cognitivi e di colleghi di formazione psicoanalitica. E la sorpresa più grande che ho avuto, ma è una bella sorpresa, è vedere come in terapie, diciamo, con un'etichetta cognitiva si lavorava, come dire, in modo molto dinamico a volte, e in terapie con etichetta psicoanalitica si lavorava anche in modo cognitivo molte volte. Premessa, erano colleghi molto in gamba, al di là della loro definizione, Certo. che fossero cognitivisti o che fossero psicoanalisti. Io credo che, tra l'altro, ci avviamo a una riduzione, insomma, di questa sorta di assurda questione che sembra che siamo i Guelfi e i Ghibellini, cioè un clinico intelligente è un clinico che ha un suo stile, una sua scuola, una sua formazione, dei suoi riferimenti, legge la ricerca, magari con preferenza su un versante. Io preferisco leggere le ricerche single case, però mi leggo anche delle ricerche magari in cui ci sono 400 pazienti diagnosticati e organizzati su Chiaro. certe variabili. E quindi, che proprio come dicevamo prima,
domandandosi non tanto cosa so fare io, ma di cosa ha bisogno il paziente, vede se il paziente ha bisogno di riformulazioni più di carattere cognitivo, ha bisogno di schemi e compiti come dire, Da dargli. a cui, da seguire anche al di fuori del contesto terapeutico, ha bisogno invece di lavorare su un paziente che viene magari anche al di fuori di prescrizioni strettamente psicologiche. Io quando ho fatto l'analisi, il mio analista mi diceva: tenga un quadernetto sul comodino e se si sveglia di notte scriva dei sogni. Mi sono anche molto divertito a farlo. Io non do prescrizioni di questo tipo, però spesso i pazienti raccontano un sogno. Allora, lavorare sul sogno, per esempio, io non lavoro tanto interpretativamente sul sogno, ma lavoro, uso il sogno come un testo, come una serie di oggetti che vengono evocati dalla Certo. mente del paziente, sui quali si costruisce insieme una narrazione. Lo stato d'animo del sogno lo trovo molto importante, trovo molto importante lo stato d'animo del risveglio dopo quel sogno. E questo, diciamo, certo, è un modo che penso che chi ha una storia, una formazione tipo cognitivo-comportamentale, non lavori tanto sul sogno, ma può capitare. Certo. Ecco, se invece mi accorgo, questa è una cosa molto importante da dire, che io non ho, come dire, la storia formativa, non ho la biografia professionale per saper fare determinate cose. Io certe cose che fanno i colleghi cognitivisti non le so fare, allora, e penso però per quel paziente siano più utili per come è fatto, faccio un invio. Oh, ma invece dentro una terapia fai fare un EMDR a un traumatizzato? È una domanda un po' così. Mi è capitato di discutere con, per esempio, proprio di questo, con un paziente che aveva letto, aveva sentito di questo, diciamo così, approccio terapeutico e mi sembrava che avesse una vicenda traumatica interessante per lavorare su questo, e l'ho aiutato a trovare Ah, un ok, clinico però che facesse questo staccandote intervento, o in... staccando me, ma stando, cioè io non so fare l'MDR, Però l'ho poi lui... E mandato, ma sono stato in relazione con poi il è collega tornato? e poi è tornato. Ah, Sì, ok, sì, sì. quindi tu inserisci a volte nella tua terapia tecniche che arrivano alla marcia lì, cioè tecniche arrivano... Sì, c'è un lavoro, secondo, quando dicevo prima col paziente difficile o col paziente con cui insomma ci sembra di non cavarcela, si deve costruire un po' anche un network, è un gruppo di colleghi, di persone con fiducia che possono fare dei pezzi di lavoro con quel Ok. paziente. Non è la maggioranza, diciamo così, delle Certo. cose che mi capita. Di solito, forse è anche una fortuna, mi capita di seguire un paziente dall'inizio alla fine, diciamo che forse, proprio tornando al paziente difficile, l'intervento altro che più spesso mi capita di pensare utile, quindi insomma di promuovere, è di tipo farmacologico, sull'ansia, sul panico, Ah, su li dai te? in alcuni casi li do io, In in alcuni altri. casi li mando dal Sì, collega. anch'io faccio così, a seconda della complessità del caso. Va bene, hai, ci hai anche detto, io di solito chiudo l'intervista dicendo come sarà il futuro, ma tu l'hai detto, perché mi sembra che tu hai detto un futuro più attaccato alle cose, alla realtà e meno affezionato alle vecchie ideologie. Forse è anche, diciamo, è anche l'epoca storica. Mi sembra che non stiamo vivendo in un'epoca in cui ci sono i grandi autori, i grandi luminari nelle nostre discipline. Siamo più in un'epoca in cui ci sono tanti colleghi che lavorano in una comunità internazionale, che sia l'SPR International, che sia le proprie aree di appartenenza, condividono mescolando molto, diciamo, le esperienze e le competenze, quello che stanno facendo. Penso che ci avviamo, diciamo così, un po' a un futuro da gemelli diversi, cioè gemelli perché siamo sicuramente accomunati da un'intenzione che è quella della cura, della costruzione dell'alleanza, dall'amore per questo lavoro. Diversi perché veniamo da esperienze diverse e ce le confrontiamo e ce le scambiamo. Sono states of mind. Sono stessa. Grazie Vittorio di Grazie, Giuliano. grazie Sandra.